Il neoliberismo si è affermato dopo gli anni Ottanta come una sorta di teoria del tutto, teoria della società, della politica, della famiglia, della scuola, della figliolanza e di infinite altre cose. Mi riferisco con questa espressione all'ideale della fisica che conta di trovare prima o poi una teoria che spiega la gravità, i buchi neri, i campi magnetici e altre cose. Nel campo del sociale, della società, dell'economia, il neoliberismo ritiene di essere giunto a questo punto, di poter spiegare tutto mediante la teoria dell'utilità, la teoria dell'utilità per il singolo soggetto, degli scambi e così via. Che so, per cui i figli non si fanno per affetto, per amore, ma perché si conta sul loro sostegno economico quando si sarà anziani e tante altre cose del genere. Ha fatto una larga breccia anche nei partiti di sinistra o di centro-sinistra, il blairismo, cioè il Labour, i socialisti francesi, poi i comunisti italiani, e successivamente il PD, successivamente i DS, poi il PD, eccetera, hanno pienamente introiettato questa sorta di teoria del tutto che si applica in primo luogo all'economia, ma poi vuol far diventare un fenomeno economico, un fenomeno aziendale per certi aspetti, anche moltissime altre cose. Siamo in presenza, ad esempio, di una riforma della scuola che vuol fare della scuola, quantomeno secondaria, un'azienda. L'università è sotto fortissima pressione per diventare un'azienda. Si vuole insegnare storia dell'arte non perché per far capire chi era Giotto, ma per indurre il maggior numero possibile di turisti a visitare la Cappella degli Scoveni, in modo da lasciare una frazione di PIL nella relativa piazza. È una teoria di una povertà politica, qualcuno ha scritto miseria politica, per certi aspetti allarmante, perché non c'è aspetto che pensavamo profondo, importante, universale della politica che non sia ridotto alle formulette del neoliberismo. Il guaio è questa sua diffusione universale, per cui anche i partiti di sinistra e di centrosinistra sono stati colti dal virus e hanno pienamente adottato il modo di ragionare dei neoliberisti. La visione neoliberista è quella di far funzionare tutto come un'azienda. Il paese è una grande azienda, la scuola è un'azienda, la famiglia è un'azienda, la cultura è un'azienda, i beni culturali devono funzionare come la gestione dei beni culturali deve funzionare come un'azienda. Nessun settore della vita sociale sfugge alla concezione aziendalistica, la concezione che tutto è capitale, tutto è rendimento del capitale, tutto è interesse e tutto deve essere in qualche modo profitto, perché guai se si spende più di quello che si introita e così via. Questa visione così ossessivamente globale è stata ed è un vero disastro perché riduce appunto a un'unica concezione aziendalistica, qualsiasi aspetto della vita sociale, e sopprime ogni traccia di pensiero critico, perché il fondamento del neoliberismo è il famoso detto della Thatcher: non ci sono alternative, perché le formule, i bilanci non mentiscono mai, il che è del tutto falso, ma comunque secondo i neoliberisti non mentiscono mai e quindi non ci sono alternative. Non ci sono alternative nella scuola come nella gestione dei beni culturali o nella gestione del bilancio pubblico. Questo è uno delle
considerazioni che portano a dire che il neoliberismo è di una estrema povertà politica. Il capitalismo, che già aveva i suoi ideologi, le sue teorie, le sue già in certi aspetti del vecchio liberismo, ha trovato nel neoliberismo la sua ideologia più efficace. Efficace anche per la presa che ha avuto sui partiti di sinistra, non parliamo su quelli di centrodestra o di destra. Quindi oggi, se uno vuol parlare in termini di struttura e sovrastruttura, la struttura capitalistica, il neoliberismo fornisce la sua sovrastruttura culturale, ideologica, mentale, psicologica, eccetera, che permette di giustificare, legittimare qualsiasi cosa il capitalismo faccia, compreso quell'aberrazione che è diventata il capitalismo finanziario. Molto importante è la legittimazione. Come si fa a tagliare le pensioni, la sanità, i beni culturali, insomma tutto ciò che rende la vita civile, se non lo si giustifica agli occhi di gran parte della popolazione? Il neoliberismo fornisce una giustificazione falsa, fittizia, e che però fa presa. Il debito dello Stato, abbiamo speso più di quanto non potessimo spendere, bisogna avere il bilancio in equilibrio, eccetera. Il neoliberismo legittima anche le azioni più, diciamo pure più nefande, che si compiono in campo economico per, tutto sommato, per disciplinare la popolazione e farla accettare cose che altrimenti non accetterebbe mai. La società non deve seguire semplicemente l'ordine naturale, deve seguire l'ordine dei mercati. Il neoliberismo è anche una dottrina che legittima qualsiasi infrazione, qualsiasi deterioramento, qualsiasi indebolimento della democrazia per ragioni economiche. Vi sono dichiarazioni di personaggi politici di primo piano che fanno abbastanza impressione al riguardo. La cancelliera Angela Merkel ha dichiarato in una conferenza di qualche tempo fa che la democrazia è un bel sistema politico, siamo contenti di vivere in un sistema democratico, però occorre pure trovare il modo per cui questo sistema democratico sia conforme al mercato, che è una dichiarazione di un peso politico e anche di anche un contenuto reazionario impressionante, perché semmai bisognerebbe elaborare forme di mercato che siano conformi alla democrazia, non il contrario. Anche la signora Lagarde, la implacabile direttrice del Fondo Monetario Internazionale, ha avuto modo di esprimersi più o meno negli stessi modi. La democrazia è simpatica, è una cosa piacevole, però se si potesse decidere più rapidamente in modo conforme al mercato sarebbe meglio. È veramente una forma di reazione politica di primo piano, a cui anche le sinistre cosiddette hanno dato una grossa mano. Sono stati scritti dei testi, dei libri, eccetera, che parlano chiaramente di dittatura dei mercati, perché il mercato è l'entità che si deve imporre in qualunque modo, a qualunque costo. Anche le cose a cui stiamo assistendo, quello che mi pare quasi un omicidio della Grecia, gli inauditi tagli allo Stato sociale che anche l'Italia sta compiendo, così quello che è successo in Spagna, in Portogallo e altrove. Sono tutte modalità per disciplinare la popolazione affinché rispetti gli andamenti dei mercati, che poi in realtà sono fatte da alcune migliaia di persone che servono gli interessi della classe dominante, quello che è il
il, non so se presidente o fondatore dell'Economic Policy Institute, ha chiamato il partito di Davos, quei 2 o 3 mila signori, compresi alcuni accademici, un po' di giornalisti, un po' di crema della società, si riuniscono ogni inverno nella cittadina svizzera di Davos per decidere quali sono i destini del mondo, purché essi siano conformi all'andamento dei mercati. Ma i mercati non sono entità disossate, etere, spirituali, eccetera, sono formate da alcune migliaia di persone che seguono gli interessi, che applicano, che realizzano gli interessi del partito di Davos, o se vogliamo della classe internazionale dominante. Non vorrei inoltrarmi sul terreno storico che non è il mio, ma il liberalismo classico che si afferma gradualmente a partire addirittura dal 600, combatteva il dominio del re, dell'imperatore, della nobiltà, dei grandi proprietari terrieri, dei latifondisti, eccetera. E quindi per certi aspetti è una battaglia sacrosanta. È quella che ha portato alla rivoluzione francese. Eguaglianza significa appunto noi abbiamo gli stessi diritti dei signori che possiedono le terre, dei nobili, della nobiltà di corte e così via. Ma il neoliberismo è una sorta di superamento e di corruzione di questo periodo di lotta politica. Perché la giusta lotta contro i privilegi reali, contro i privilegi della corte, i privilegi della nobiltà, eccetera, è diventata la lotta allo Stato. Lo Stato è la bestia da affamare. Lo Stato non deve occuparsi di nulla, meno che mai di Stato sociale, di protezione sociale, eccetera, perché questo contravviene alle leggi del mercato. E questo è una deviazione fortissima, una corruzione di quello che fu l'originale principio liberale contro l'iniquo predominio della nobiltà e della monarchia. C'è un abisso tra le due concezioni. Secondo il neoliberismo, il lavoro è una merce come qualsiasi altra, e quindi deve essere venduta e collocata al livello di prezzo che il mercato stabilisce. Se il mercato offre poco è perché ci sono ragioni economiche perché ciò avvenga, e gli operai, gli impiegati, chiunque debba vendere la propria forza lavoro, non deve fare altro che venderla al valore che il mercato offre. Naturalmente questo è una sorta di trucco, perché per far costare meno il lavoro il modo migliore è produrre quello che Marx chiamava l'esercito industriale di riserva. In altre parole, una lunga fila di disoccupati ai cancelli disponibili ad accettare qualsiasi paga, purché qualcuno gli apra il cancello per farli lavorare un po'. Questa concezione, che girava già negli anni subito dopo la guerra, era stata superata dal compromesso fordista, dai quelli che i francesi chiamano i 30 anni gloriosi, e dalle conquiste del movimento operaio, che durano fino agli anni 70, primissimi anni 80. E dopodiché è stata avviata una controffensiva per smantellare quelle conquiste e riaffermare il principio che il lavoro non deve essere compensato in modo dignitoso, in modo che una famiglia possa vivere dignitosamente, come dice la nostra Costituzione e altre cose del genere, ma deve essere pagato soltanto per quello che le imprese sono disponibili a pagarla nel quadro dei loro bilanci. E dagli anni 80 in poi
il lavoro è stato, i diritti del lavoro e i salari sono stati fortemente attaccati. Basti dire che nei principali paesi OCSE, diciamo pure anche nei principali paesi europei più sviluppati, la quota salariale sul PIL è diminuita dopo gli anni 90 di circa 10 punti, che è una cifra colossale. 10 punti di PIL che invece di andare al lavoro dipendente e anche al lavoro autonomo, perché c'è un modo di calcolare il reddito da lavoro autonomo, sono andati ai profitti e alle rendite o alle plusvalenze finanziarie o altro. Ma di questo in politica, soprattutto in Italia forse, ma non solo in Italia, si è praticamente smesso di parlare, mentre è stata ed è una colossale ridistribuzione del reddito dal basso verso l'alto. Ma questo avviene fino a un certo punto, perché la ricerca del minor costo del lavoro possibile ha condotto a sostituire moltissimo lavoro umano con l'automazione, con la meccanizzazione, con l'impiego di tecnologie informatiche sempre più minute applicate a qualsiasi cosa, il che ha reso superflui milioni di lavoratori. Non soltanto, ma anche il lavoro intellettuale per certi aspetti è stato sconfitto, perché il lavoro proprio delle classi medie, il lavoro dell'architetto, dell'avvocato, del tecnico, del ricercatore, in parte è meno necessario e in gran parte è stato sostituito da strumenti automatici, dall'intelligenza artificiale, da una quantità di altre tecnologie che hanno fatto sì che non soltanto la classe operaia, i lavoratori dipendenti, eccetera, ma anche le classi medie abbiano subito un forte impoverimento, una forte contrazione dei redditi e anche una forte diminuzione numerica. In tutti i grandi paesi le classi medie sono in forte diminuzione, perché il loro lavoro è via via sostituito da qualche tipo di macchina, qualche tipo di automazione. Quindi il gioco non riguarda più soltanto gli operai, i lavoratori del braccio e della mente, ma anche il lavoro intellettuale delle cosiddette classi medie. Non era solo il sistema keynesiano, era un sistema politico che, a fronte di certi problemi, di certe esigenze, eccetera, riconosceva l'opportunità, se non il dovere, di accrescere i diritti del lavoratore e di accrescere le retribuzioni e soprattutto di combattere la disoccupazione, che è uno scopo che nell'Unione Europea è andato completamente perduto. Se n'era parlato molto e si era fatto molto nel corso del New Deal rooseveltiano degli anni 30, tra il 33 e il 30, e il 37, che per certi aspetti furono una forma di keynesismo, ma soprattutto furono un'innovazione politica attuata da gente di destra o giù di lì. Roosevelt era un patrizio che si arrabbiava se lo chiamavano socialista, ma che seppe circondarsi di sindacalisti, di militari, di politici, eccetera, che in pochi anni diedero lavoro a milioni di persone e fecero fare un balzo in avanti al sindacalismo americano, quale non si è quasi più mai visto. Si è poi riprodotto in Europa dopo il 45 e poi sono arrivati gli anni 70 e la reazione che ha distrutto i sindacati, che è cominciato in America e in Inghilterra, Reagan in America e la signora Thatcher nel Regno Unito. Era in preparazione da decenni, perché, ripeto, la fondazione di uno dei pilastri del neoliberismo, cioè la Société Montpellier, addirittura del 47,
ma fino alla fine degli anni 70, inizio anni 80, non aveva preso corpo. Poi è arrivato la signora Thatcher, che ha distrutto i sindacati a colpi di legge, e soprattutto i sindacati dei minatori. Dirigenti politici socialisti come Mitterrand o Delors hanno dato un grosso contributo alla liberalizzazione del capitale, che sono stati uno dei canali che hanno maggiormente influito sulla lotta ai diritti acquisiti, sulla riduzione dei salari, il trasferimento della quota salari dal lavoro ai profitti e così via. E poi c'è stato il pentimento, il rovesciamento di quelle che chiamavano in generale le socialdemocrazie, i socialisti in Francia, a cui Mitterrand ha tirato la volata finale, il Labour in Germania con il dominio di Tony Blair, la socialdemocrazia tedesca con Schröder, l'evoluzione, o meglio l'involuzione del Partito Comunista dopo la caduta del muro in Italia, PDS, DS fino ai PD, cioè un autentico suicidio dei principi socialdemocratici che avevano retto i primi 30 anni dopo la guerra. E quindi le riforme del lavoro in Francia, non parliamo nel Regno Unito, le riforme del lavoro del 2003 introdotte da Schröder, le cosiddette leggi Hartz, hanno dato forma per mano delle socialdemocrazie, che così hanno tradito i loro principi fondatori, per ridurre o smantellare i diritti del lavoro e ridurre o smantellare lo Stato sociale, perché lo esigeva la competitività, la collocazione economica del paese, il fatto che i capitali potevano fuggire e altre cose proposte o inventate dal neoliberismo. Comunque, senza quello che io credo si possa chiamare il tradimento delle socialdemocrazie, non saremmo arrivati al punto in cui siamo arrivati, in cui le sinistre europee semplicemente non esistono più o sono frazioni marginali. La Linke tedesca, la Nouvelle Gauche in Francia, quel pochino di frazione che ancora esistono in Italia, ma politicamente ed elettoralmente insignificanti. Però bisogna tenere presente l'enorme peso che hanno avuto le organizzazioni internazionali. Un'organizzazione che ha pesato moltissimo nelle liberalizzazioni e quindi nell'avvio della lotta contro lo Stato sociale, eccetera, è stata l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che in modo ossessivo, negli anni 80, poi negli anni 90, ha insistito perché fosse reso flessibile il lavoro, eccetera, eccetera. Il primo documento che ha avuto un'influenza micidiale, anche se era del tutto sbagliato per loro stesso riconoscimento, è stato il testo del 94 dell'OCSE, che voleva dimostrare che quanto più il lavoro era protetto dai licenziamenti, dagli abusi, dal dominio del padrone, eccetera, più era alta l'occupazione. Erano dati per certi aspetti, a dir poco male interpretati, tant'è vero che 10 anni dopo l'OCSE ha detto che tutto sommato non c'era alcuna correlazione, ma hanno avuto una grandissima importanza, tant'è vero che il Jobs Act dei nostri giorni, un povero documento di una squallida cultura politica, riprende pari pari le affermazioni dei documenti dell'OCSE del 1994, cioè di 20 anni fa. E
E poi vi sono state molte associazioni assai importanti, l'associazione degli industriali europei, associazioni di aziende di grandi corporation, il tutto assistito dal lavoro intellettuale di molte fondazioni. La fondazione Bertelsmann in Germania ha avuto una grandissima importanza nel proporre i codici, gli interventi, le modifiche che poi sono diventate legge attraverso l'Agenda 2010 e le leggi Hartz introdotte da Schröder nel 2003. Grandissima importanza hanno avuto e danno le lobby. A Bruxelles operano in modo permanente circa 20.000 lobbisti e si ritiene che almeno il 70% di essi, cioè 14.000, operino a favore della finanza e delle grandi imprese. E questa è gente che ha la porta aperta della Commissione europea, delle segreterie del Consiglio europeo, di qualunque luogo in cui si decida quali devono essere le politiche economiche dell'Unione Europea. Non c'è bisogno di pensare in termini di complotto o qualcosa del genere. Se uno va a vedere è tutto molto chiaro, molto evidente. Uno prende i documenti della Fondazione Bertelsmann e vede in che modo Schröder ha preso di lì per tagliare i sussidi di disoccupazione e flessibilizzare il lavoro. Così come i suoi successori hanno preso di lì per riformare la scuola in modo da farne un'azienda. E vi sono state molte altre fondazioni che hanno fatto qualcosa del genere in tutta la UE, perché diffondono i documenti che poi diventano la piccola Bibbia del politico che è ignorante, incompetente in generale. A cominciare da quelli tedeschi, non parliamo di quelli italiani, e quindi gli infilano in tasca il documento che poi diventa un progetto di legge. Nell'università vi sono state, come dire, lotte accademiche molto accanite. Milton Friedman e i suoi nell'Università di Chicago hanno combattuto dure lotte e sono riusciti a vincere su quelli che erano i keynesiani di allora e a diventare il pensiero accademico, teorico, dominante non solo nell'Università di Chicago, ma in gran parte delle università americane, non in tutte, ma in gran parte delle università americane. Qualcosa del genere è avvenuto in Europa, anche perché molti studiosi europei hanno studiato negli Stati Uniti, hanno assorbito, per così dire, le dottrine economiche neoliberali che poi hanno diffuso nell'Accademia. Man mano che essi entravano nelle commissioni di concorso, vincere un concorso accademico senza essere un economista neoliberale diventava sempre più difficile. Ancora oggi, ad onta delle incredibili sconfitte che il pensiero neoliberale ha subito, a confronto della dimostrazione che le politiche di austerità volute dai neoliberali sono state un vero disastro anche dal loro punto di vista, oggi nelle università italiane, francesi, tedesche, eccetera, si insegnano i principi fondamentali del neoliberismo. La Commissione europea è fondamentalmente neoliberista, il governo tedesco che conduce la danza è fondamentalmente neoliberista, quindi c'è molta politica in questo, in un'interazione continua tra accademici, economisti neoliberali e politici. Cioè, non sono soltanto le fondazioni, perché per diventare membro importante di una fondazione bisogna essere un importante uomo di potere. Il potere viene prima che non la dottrina o l'ideologia. Ma sicuramente vi è stato uno scambio
continuo tra molte, non solo fondazioni, ma ripeto, molte associazioni importanti come l'Associazione degli Industriali Europei, che si chiama European Association of European Industrialists, non è mica una fondazione, è un'importante associazione come ce ne sono almeno una dozzina di altri, che è molto importante anche perché hanno la porta aperta della Commissione di Bruxelles e anche di molti governi. Poi ci sono le fondazioni vere e proprie che lavorano poi alla luce del sole. La Bertelsmann non ha mica fatto, non scavava mica cunicoli sotterranei, faceva dei magnifici convegni molto ricchi, molto ben organizzati, con dei saggi molto ben costruiti, in cui dimostrava che era indispensabile tagliare lo Stato sociale per poter rilanciare l'economia. Ci sono stati anche dei contatti teorici importanti, perché ad esempio a Milano nel 64 è stata fondata dalla Confindustria e finanziata dalla Confindustria un'associazione che si chiamava, mi pare, CSEA o qualcosa del genere, Centro Studi Economia, con una forte connotazione neoliberale, di cui facevano parte molti studiosi comunisti, anche studiosi che venivano dall'URSS o dall'Ungheria, patria dei famosi economisti e matematici, eccetera, in cui si cercava di elaborare una nuova economia che sostituisse il piano che chiaramente stava andando in malora, il piano chiaramente era insoddisfacente. E quindi, usando la nuova tecnologia informatica, usando molta matematica, si trattava di sostituire, di inventare nuove tecnologie che permettessero un miglior funzionamento dell'economia. Qual era la migliore di queste tecnologie assistita dall'informatica? Il mercato. Ma su questo convenivano gli studiosi ultraliberali appoggiati o messi lì dalla Confindustria, ma anche economisti importanti italiani e altri che venivano dall'Ungheria, dalla Cecoslovacchia, dalla stessa Unione Sovietica. Il mercato sembrava, una volta, come dire, messo in ordine dalle tecnologie informatiche, il mercato sembrava un buon modo per introdurre un nuovo ordine nell'economia dopo il fallimento del piano. E questo è rimasto molto nei partiti comunisti, anche nel nostro partito comunista, al punto di far diventare ultra neoliberali. Quello che è avvenuto è che molti articoli della Costituzione sono stati semplicemente ignorati. Basti pensare che uno dei primi articoli della Costituzione, non ricordo bene se è il 4 o quale, parla di diritto al lavoro, mentre soltanto in un titolo successivo si parla di diritti del lavoro. L'idea di diritto al lavoro non impone a un governo di dannarsi l'anima per attuare una forma di piena occupazione, ma gli impone di perseguire attivamente l'obiettivo della piena occupazione. Non è stato minimamente attuato, attivato, neanche discusso per certi aspetti, perché ha avuto la meglio la visione neoliberista dell'occupazione, per cui la disoccupazione che c'è va sempre bene, e comunque è importante non cercare di scendere sotto il cosiddetto Nairu, ossia livello di disoccupazione che non alimenta l'inflazione, perché altrimenti scatta l'aumento dei prezzi, succedono cose, sfracelli e cose del genere.
altri articoli semplicemente ignorati, quello appunto che dice che i lavoratori e le loro famiglie hanno diritto a una retribuzione dignitosa, a una protezione adeguata, appunto dignitosa nel caso di disoccupazione, malattia, incidente, vecchiaia e altre cose del genere, che sono state tutte via via ignorate in nome della competitività, in nome della necessità di adeguarsi ai dettami del mercato, in nome dell'ideologia che vede nello Stato la bestia da affamare, quindi si chiede un intervento sempre più ridotto dello Stato e così via. È stata una controffensiva che ha avuto diverse tappe, che non hanno preso di punta la Costituzione come invece è avvenuto con l'attuale governo. L'hanno semplicemente ignorata, lasciata da parte, evitando perfino di parlarne o di farne parlare, e avendo in questo un notevole successo. Ripeterei soltanto quello che ho detto prima, che finora, fino all'attacco che il governo Renzi sta compiendo alla Costituzione, non era mai accaduto che si addivenisse a una vera e propria demolizione della Costituzione. Semplicemente era ignorata, semplicemente era messa da parte e nessuno ne parlava. Chi mai ha speso 20 minuti per parlare del diritto al lavoro? Si è dovuto arrivare agli ultimi tempi in cui qualcuno ha spolverato, oso dire compreso sottoscritto, lo Stato come datore di lavoro di ultima istanza, e quindi sono venute fuori le Costituzioni, compresa la nostra, che parlano di diritto al lavoro. Altrimenti è stato semplicemente ignorato, così come sono stati ignorati gli articoli sui diritti del lavoro o dopo lo statuto dei lavoratori, o gli articoli che impongono un'adeguata protezione sociale o un'adeguata retribuzione. Sono state lasciate semplicemente sull'orlo del fossato. Con questo governo si è passati invece ad una, come dire, ad una controffensiva non più soltanto fondata sul mettere da parte la Costituzione, ma sul demolire la Costituzione stessa. È stato un salto di qualità non da poco. Il destro, lo spunto è stato offerto dalla crisi finanziaria iniziata nel 2007, che per un paio d'anni è stata vista prevalentemente come una crisi americana, una crisi cui l'Europa non c'entrava. E poi quando i bilanci europei, degli stati europei, sono stati svuotati dall'aiuto alle banche, 4.500 miliardi di euro di aiuto alle banche in forma diretta o in forma di garanzia, e allora il neoliberismo ha inventato lo stato di eccezione. Lo stato di eccezione è un'antica trovata per cui un governo legittimamente eletto a norma della Costituzione dice che la situazione si è fatta talmente grave per via di una calamità, una carestia, un'epidemia, un terremoto o una crisi finanziaria, la situazione si è fatta talmente grave che occorrono delle misure eccezionali. E quindi, sfruttando il fantasma dello stato di eccezione, sono state inventate e imposte le politiche di austerità, che la gente comune non avrebbe mai accettato se gli avessero spiegato le cose come stavano, e cioè che il deficit dei bilanci pubblici è effettivamente aumentato, ma non per un inesistente aumento della spesa sociale, ma perché i bilanci pubblici si erano dissanguati per salvare le banche. E quindi, inventando lo stato di eccezione, hanno chiesto alle vittime della crisi di pagare i costi della crisi, e quello che sta avvenendo tutt'oggi con le politiche di austerità che il nostro governo applica in modo implacabile
aderendo in toto alle richieste di Bruxelles.